Salve a tutti amici di MarcosBox, ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source, edizione riassunto della settimana. In questa puntata commenterò con voi le principali notizie che ho postato sul blog nella settimana appena trascorsa. Prima notizia riguarda il mondo Manjaro. Manjaro sta diventando praticamente un appuntamento fisso. Sto seguendo lo sviluppo di questa distro perché Manjaro promette bene, promette di diventare un'ottima ARC per umani. Anche se attualmente è ancora un po' lontana dall'obiettivo. Come ben sapete, Manjaro fa di XFCE il suo desktop predefinito. Poi ci sono varie edizioni mantenute dalla community. Nella scorsa settimana sono state rilasciate due nuove respin mantenute dalla community turca, rilasciate e mantenute dalla community turca. Una con Mate come ambiente desktop predefinito, l'altra con E17. Le differenze praticamente sono quasi nulle rispetto all'edizione principale. Cambia appunto soltanto l'ambiente desktop e qualcosa nei programmi predefiniti, ma comunque per esempio il player predefinito è sempre pure WebC, Firefox è sempre il browser, quindi alla fine, come ho detto, cambia soltanto il desktop. Non lo so, se volete provare, io non ho avuto modo di provare l'installazione. Perché non mi piace né E17 né Mate, perché Mate lo trovo un progetto inutile. C'è XFCE. Supportate quello se volete un desktop tradizionale. Anche perché XFCE, come ben sapete, ha pochi sviluppatori e per quando deve rilasciare versioni nuove, se barra una volta ogni due morti di papa, no, perché proprio sono lentissimi, insomma. Notizia che ha ricevuto numerosi apprezzamenti e condivisioni e commenti è stata la mini guida che ho pubblicato su KDE Connect. Ho fatto un mini test su KDE Connect cogliendo la parola base del fatto che KDE Connect è presente adesso nei repository di Ubuntu 13.10, quindi se vogliamo installare questo programma possiamo farlo direttamente dal terminale dove installare il grafico. Non dovremmo compilare, non dovremmo aggiungere PPA esotici, quindi lo troviamo già nei repository principali di Kubuntu, della prossima versione di Kubuntu che uscirà a ottobre. Che cos'è KDE Connect? KDE Connect è un programma che si installa su smartphone Android e su PC con KDE. Consente di far dialogare il vostro smartphone con il computer e viceversa. Tramite lo smartphone potremo controllare il player musicale, Amarok, potremmo controllare un player video, viceversa, sul computer avremo le notifiche delle chiamate perse, chiamate in arrivo, messaggi. Mi è piaciuto questo programma, lo seguivo già da quando è stata rilasciata la prima versione nel mese di... no, è stato proprio ad agosto, sì, la prima versione. L'ho provato, accoppiato appunto Nexus con Ubuntu 13.10, vabbè, poi vedete un po' sulle vostre liste come si installa. L'unico problema attuale di questo programma è il lato client, lato Android. Ho notato che c'è un consumo eccessivo della batteria quando il processo è in esecuzione, quindi c'è un problema di battery drain. Speriamo che verrà risolto nelle prossime versioni, anche se, e credo proprio che verrà risolto. Perché il programma comunque è molto, molto apprezzato, molto seguito e lo sviluppo sta procedendo celermente. Poi nelle prossime settimane vi posterò un articolo su un altro programma generale rivolto a tutte quante le distribuzioni non specifico di KDE, appunto che verrà rilasciato prossimamente perché non c'è ancora una data di rilascio. Vabbè, ve ne parlerò più avanti. Altro interessante post della settimana è quello scritto da Rodrigo. Rodrigo, come ben sapete, ha una missione: convertire gli umani, farli passare a Linux. Non è vero, dico così, perché effettivamente lui fa assistenza, quindi ha un negozio di computer e capita appunto di dover fare assistenza, capita di dover mettere mano al PC e capita appunto che spesso e volentieri riesce a convertire questi utenti, a farli passare o alla sua versione di Xubuntu modificata,
Oh, adatto. Nel suo editoriale ha postato l'ultima sua esperienza per quanto riguarda una copisteria. Andatevela a leggere, è interessante, divertente, come al solito, come tutti gli articoli di Rodrigo, quindi leggete. Vabbè, la bella. Altra notizia della settimana, sempre riguardante il mondo Mangiaro, è che è stata rilasciata Mangiaro 0.8.8.8 Preview 1. Particolarità di questa ISO, qual è la particolarità? È che per la prima volta vediamo in azione TUS. TUS che cos'è? TUS è il nuovo installer grafico, fork di CN, come cavolo si chiama, non me lo ricorderò mai, non riuscirò mai a pronunciare CNCKI come cavolo si chiamava, quell'installer che è presente ad esempio su Antergos, e che sarà appunto questo TUS, il nuovo installer predefinito di Manjaro. Lo troveremo nella prossima versione se tutto va bene. È un ISO di test, serve appunto per testare solamente il nuovo installer, per farlo apprezzare ai community, per chiamare le armi e quindi fare prove per vedere eventuali bug. L'ISO appunto è la solita ISO con XFCE, è un ISO minimale che con giusto qualche programmino, non è una ISO completa. Per adesso è stata rilasciata addirittura soltanto la versione a 32 bit, quindi non è proprio testabile da tutti. Comunque, se avete voglia, testatela e fate sapere al team di Mangiaro se è buono o meno. Notiziona della settimana, che poi notiziona non è, perché molte persone si aspettavano una cosa del genere, è che Xmir non sarà più il display server predefinito su Ubuntu 13.10 per tutte quante le schede video supportate, naturalmente, perché come ben sapete, Canonical aveva intenzione di proporre Xmir su tutti l'hardware supportato, cioè durante l'installazione, se il vostro hardware supportava i driver open, perché tutto Xmir supporta soltanto i driver open di una certa, di un certo tipo di schede video, appunto, Xmir si preinstallava. Adesso non è più così, c'è stata una retromarcia. Perché? Perché i problemi sono tanti, parliamoci chiaro. Lo sviluppo è rallentato, ci sono tanti bug. Io ho provato Xmir, ogni tanto faccio le prove su Ubuntu 13.10 e vado a installarmi proprio Xmir. Di bug ne spuntano fuori uno appresso all'altro. L'ultima volta che l'ho provato, proprio la scorsa settimana, dopo aver installato Xmir mi ritrovavo sfarfallimenti del desktop ovunque, praticamente andavo nel launcher e mi ritrovavo dei quadrati che apparivano, scomparivano con mezzi zoom, mezzi cose, effetti grafici tutti quanti sbagliati. Hanno fatto bene, secondo me, a evitare di proporlo default su Ubuntu 13.10. Lavorateci su. Secondo me Canonical si sta concentrando un po' troppo sullo smartphone, su Ubuntu Phone OS, perché ha abbandonato molti progetti, molte delle novità che avremmo dovuto vedere su Ubuntu 13.10 non stentano ad arrivare. Si parlava anche per Ubuntu 13.10 della possibilità di installare Unity 8, la versione con Qt, però da quel che ho visto dagli ultimi test non ce n'è traccia di un ambiente desktop. Poi vedremo che cosa combineranno, forse faranno qualche cosa dopo, non lo so. Bah, questi sono strani quelli di Canonical. Lavorate sul desktop, perché poi il fulcro, poi pensate ai smartphone e compagnia bella. Che tra parentesi, anche in quel caso, mi sembra che il progetto si stia un po' arenando. Casi di successo di migrazione a software libero. Questa settimana ho postato ben due notizie al riguardo. La prima è quella che la gendarmeria francese completerà la migrazione ad Ubuntu entro l'estate del 2014. Ve ne ho parlato 2 anni fa, nel 2010, 3 anni fa, di questa notizia, cioè del fatto che la gendarmeria francese aveva avviato un processo di conversione delle proprie parco macchine a una versione di Ubuntu leggermente modificata, si chiama Gent Ubuntu, Gendarmeria Ubuntu. E praticamente la gendarmeria francese
avrà un notevole risparmio, cioè si parla del 40% sul costo del totale, delle licenze, sui costi di gestione, oltre che un maggior controllo interno e un evitare di comprare macchine nuove. Il processo sta continuato, attualmente è presente su Ubuntu, è presente su 37.000 PC dotati dotazione della gendarmeria francese. Le ultime notizie appunto parlano che entro l'estate del 2014 si arriverà alle 72.000 postazioni di lavoro con Ubuntu, quindi tutto il parco software, cioè il parco hardware della gendarmeria francese. Nel posto poi trovate maggiori informazioni sul processo. Marco Persi ha pubblicato una notizia sull'accordo tra Canonical e Amazon. Vi ricordate i video sulle ricerche imbarazzanti, nonché tutti quanti i post che ho realizzato sull'argomento, cioè del fatto che nella dash di Ubuntu, di Unity, andate a cercare analizzatore disco, andate a mettere le prime lettere, vi spuntano fuori una serie di risultati improponibili da parte di Amazon. Oltretutto questo problema ancora non è stato risolto, nonostante si... avessero detto, no, dissero che questo sarebbe scomparso con le prossime versioni di Ubuntu, però appunto lo vedo ancora presente questo bug. Potrei provare a leggere sul blog tutte le varie informazioni al riguardo. Che è successo? È successo che Michael Gove, Technology Evangelist, Community Manager, Developer, Advocate, chi più ne ha più ne metta di Canonical, sul blog Oh My God Ubuntu si è lasciato scappare un commento, praticamente che non c'è nessun accordo tra Amazon e Canonical circa i risultati nella Dash. La domanda nasce spontanea: allora, che cavolo avete fatto a fare? Avete introdotto una feature, una fi sì, feature, chiamiamola alla Apple maniera, una feature che è odiata dai più. Fioriscono le guide per come rimuovere la Shopping Lens e non l'avete fatto senza avere un accordo? Cioè, questo è da pazzi. Avete messo una cosa schifosa, una cosa odiosa, a parte qualcuno che si come Matteo che compra i CD sfruttando la Dash, non lo so, io non lo farei mai. Sono vecchia scuola, preferisco comprare nel negozietto. E insomma, dicevamo, senza avere un accordo. Da alcuni commenti che sono nati a seguito del post è emerso che effettivamente c'è un sistema di meccanismo di ci sono delle API a modi come si dice AdSense di Google, cioè possibilità di guadagnare con le API e proporre dei prodotti. Quindi alla fin fine Canonical quello che fa è proprio quello, guadagnare sui risultati che vi spara avanti. Non so se a voi piace una cosa del genere, non lo so. Notizietta della settimana è stata che ieri ho pubblicato una piccola guida su come passare da Linux Mint 15 a Linux Mint 16. Come ben sapete, Linux Mint 16 verrà rilasciata a novembre, subito dopo il rilascio di Ubuntu 13.10, distro sulla quale sarà basata Linux Mint 16. Se però siete coraggiosi e masochisti, potete tramite questa guida passare, trasformare la vostra Linux Mint 15 in Linux Mint 16 e passare a Linux Mint 16 Petra. L'ho fatto io e ho notato una cosa tremenda, proprio tremendissima. Non so se vi ricordavate, avevo postato un articolo riguardo alla possibilità di personalizzare i suoni di sistema, una nuova funzionalità che sarà introdotta in Cinnamon 2.0, che vedremo su Linux Mint 16, che appunto consente di personalizzare i singoli eventi, i singoli suoni di tutti gli eventi. Beh, andatevi a vedere che cosa succede appena installate Linux Mint 16. Hanno introdotto un'orgia di suoni strani che si hanno appena si entra su Linux Mint 16. Suoni che quando minimizzi, suoni quando massimizzi, suoni quando chiudi, suoni che poi... Che cavolo aveva scritto questo tema sonoro? Speriamo che verrà modificato sia il tema sonoro che la preimpostazione di default. Fortunatamente appunto si può spegnere, però andatevi a vedere il video e sentitevi la compilation dei suoni scelti da Clem.
Ultima notizia della settimana, che l'ho passata apposta come ultima notizia del venerdì, è un altro caso di pubblica amministrazione che effettua il passaggio verso LibreOffice e verso il software libero. Questa volta è il turno della provincia di Macerata. Provincia di Macerata che già da gennaio del 2013 ha avviato un processo di conversione delle proprie macchine verso LibreOffice. Attualmente ne ha 230 macchine convertite su un totale di 450 postazioni lavorative. Questa migrazione dovrebbe essere conclusa nel 2014, all'inizio del 2014, e consentirà un risparmio come minimo di 150.000 euro soltanto grazie all'abbattimento dei costi di licenze. È interessante vedere come hanno gestito la cosa nella provincia di Macerata, perché oltre a effettuare il passaggio alla migrazione LibreOffice, hanno anche istruito il reparto IT, in modo tale da effettuare dei corsi di aggiornamento per coloro i quali i dipendenti avessero necessità di avere qualche informazione. Quindi non viene lasciato il dipendente così che gli buttano LibreOffice, gli dicono utilizzalo, ma vengono appunto effettuati dei corsi di aggiornamento che dovrebbero essere obbligatori nella pubblica amministrazione, a mio avviso, anche se si utilizza altri tipi di software. E che appunto in caso di problemi li istruiscano su come risolvere. Oltre a questo, vabbè, poi ha anche avviato un processo di conversione dei propri server del passaggio a Linux. Bella, bella, bella iniziativa quella della provincia di Macerata. Mi sta piacendo come sta gestendo la cosa. Bene, con questa ultima notizia ho concluso. Ci vediamo la prossima settimana o magari nell'intermezzo se mi viene in mente qualche altra cosa. Speriamo che la prossima settimana di avere alcune notizie riguardanti il ritorno delle interviste ai programmatori italiani. Ne ho in serbo due, le domande sono state inviate, adesso si aspetta che i rispettivi programmatori rispondano alle domande. Un saluto da Marco Giannini. Ciao ciao, lunga vita e prosperità a tutti quanti, mi raccomando, sempre questo. Ciao. Ah, e ricordate, utilizzate soltanto Linux. Anzi, non Linux, poi sta bene, ma ciao ciao.